A moglie un tunisino accoltella la moglie e poi tenta di togliersi la vita. Lei è in gravissime condizioni, il coniuge in ospedale in stato di fermo. È morto all'età di 79 anni Paolo Barbiani, proprietario della storica fonderia di San Lazzaro a Fano. Domani si svolgeranno i funerali. Non solo caro bollette, ora esplode anche il caro carburanti, vola il gas, sale il GPL e il metano raggiunge prezzi record. Per gli esperti del settore l'aumento non è ancora finito ed è una vera beffa per i consumatori. Sfruttavano il loro ruolo per il contrabbando di sigarette, denunciati 28 marittimi, tra cui comandanti, medici di bordo, cuochi e ufficiali di macchina. Briganti dopo Guzzi, accoglie al Metauro, l'ex assessore stacca di 1500 voti lo sfidante Curina, ora la giunta e poi subito al lavoro per la viabilità e la sicurezza nelle scuole. Alla minoranza lancia un appello alla collaborazione. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con il tentato omicidio avvenuto questa mattina intorno alle 6.30 in un'abitazione di Moie in provincia di Ancona, dove un tunisino di 45 anni ha accoltellato all'addome la moglie, una connazionale di 35 anni, e poi ha rivolto la lama contro se stesso. Il movente sarebbe passionale. La donna, in gravissime condizioni, è stata trasportata nell'ambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. È stata sottoposta ad un intervento chirurgico ed è in pericolo di vita. La prognosi per lei rimane riservata, mentre il marito ha riportato ferite molto più superficiali e si trova all'ospedale di Ancona. È in stato di fermo ed è stato sentito dal PM Irene Bilotta. In casa c'erano anche i due figli piccoli della coppia che non avrebbero assistito al fatto. Indagano i carabinieri di Iesi. Cambiamo argomento e passiamo all'aumento vertiginoso del prezzo del metano, che sta raggiungendo costi mai visti prima. Oggi abbiamo fatto il punto con Umberto Diotallevi, che è il titolare di un impianto di carburante di Ponte Sasso a Fano. Ecco, lei ha appena pagato il pieno, sì. Ha notato un aumento del prezzo? Sì, del 50%, pagavo 9 euro invece 16 euro. E la sua auto l'aveva scelta a metano per risparmiare o per un altro motivo? Sì, certo, per risparmiare e per essere più ecologici. Ed oggi? Oggi la risceglierei, però il cambiamento l'ho visto, sì. Una sorpresa per lei questa mattina? Sì, sì. Un rialzo improvviso del costo del metano ha colto tutti di sorpresa, in particolare gli automobilisti e coloro che hanno deciso di investire in un impianto a gas con l'obiettivo di risparmiare e adottare uno stile di vita più ecologico. Ora le associazioni di categoria promettono battaglia per cercare di riportare i prezzi a livelli accettabili. Infatti, come denuncia Federmetano, l'aumento repentino ha spinto il suo valore verso cifre che nessuno avrebbe mai immaginato. Ma quello a cui stiamo assistendo in questi giorni potrebbe essere solo l'antipasto di una crisi energetica. E l'allarme è lanciato da più parti, vuole tutelare un comparto che ha già vissuto una situazione difficile a causa delle conseguenze provocate dalla pandemia. È vero che oggi il gas costa di più sia della benzina che del gasolio? Sì, oggi attualmente il prezzo del gas metano è salito tanto da arrivare al prezzo della benzina. E da cosa deriva questa improvvisa impennata? Da informazioni che ci giungono, sia da fonti sindacali tipo Federmetano o dai mass media, praticamente la grande forza energivora da parte del sud-est asiatico, Cina e Russia in primis. E quanto durerà questo aumento? Crescerà ancora il prezzo secondo lei? Le prospettive non sono più rose, probabilmente arriveremo verso a cavallo della primavera, perlomeno così ci dicono. Fino adesso gli operatori del settore hanno assorbito quello che è stato l'aumento, fino ad arrivare ai primi di ottobre, dove hanno dovuto sforare e comunque aumentare i prezzi. Oggi secondo me non è ancora finita, qualcosa dovrà salire ancora, perché abbiamo già visto che gli ultimi giorni di settembre comunque il prezzo, la domanda era maggiore di quello che era l'offerta. Avete già avuto o sentito delle lamentele? Beh, il discorso delle lamentele sicuramente alla pompa ci sono, il gestore comunque deve far fronte insomma quotidianamente a lamentele o rimbrotti da parte della clientela, ovvio, questo sicuro.
Quello che ci aspettiamo dal governo sicuramente non sono tanto degli aiuti localizzati o comunque una tantum, bensì diciamo una revisione di quella che è la politica energetica e riprendere in mano il discorso del metano sia in forma di sostenibilità che di transizione energetica. Il metano, soprattutto nella sua forma biometano, rappresenta un carburante alternativo estremamente pulito, con un profilo sicuramente sostenibile. Di conseguenza noi crediamo nel metano, tanto è vero che abbiamo investito anche nel discorso del metano per i camion, un'eccellenza praticamente solo italiana, visto che siamo in Italia opera Iveco, e sicuramente diciamo, l'Unione Europea prevede per quanto riguarda il trasporto pesante l'utilizzo del metano liquido. Ha notato anche lei l'aumento? Molto. Sì. Se, poi qui costa così, ma d'altra parte anche 2 euro. Come ho sentito dire, perché io sono di Marotta, ma non ancora. Capito? Da quanto tempo ha l'auto a metano? Dal 98. E ha mai visto un prezzo così alto? No, mai. Cosa ne pensa? È grave, penso che è molto grave qua. E l'ha definita una situazione incredibile il segretario regionale di Confartigianato Trasporti, che ha lanciato un appello al governo. Annunciato dai mercati ed attuato dal governo dopo il caro bollette che impatta sulle famiglie e sulle imprese, è esploso il caro carburanti dalla benzina al gasolio al GPL, dal metano gassoso a quello liquido che nel giro di poche settimane è aumentato a dismisura. Come ha dichiarato Gilberto Gasparoni, segretario di Confartigianato Trasporti Marche, è una situazione incredibile che non sempre è giustificata dai prezzi internazionali della materia prima. Prima la spinta del governo a sostituire i veicoli con fonti energetiche green, poi pare la beffa. Gasparoni, è così? Purtroppo è così. Noi abbiamo investito tanto come categoria dell'autotrasporto per rinnovare un parco veicolo obsoleto. Tantissimi hanno scelto il metano liquido perché è una trazione green e quindi ecologicamente sostenibile, insomma. È di grande interesse, per oggi ci troviamo beffati, nel senso che chi ha investito su questo tipo di alimentazione si trova a sostenere un costo molto alto dei carburanti. Ecco, quant'è ad esempio l'aumento annuo per un trasportatore? Ma guardi, noi siamo passati da un costo di 20.000 euro a mezzo per un'impresa che fa trasporti, diciamo, nazionali, quindi 100-120.000 chilometri. Oggi sosteniamo, secondo questi prezzi, un costo che va oltre i 40.000 euro. Un costo, prosegue Gasparoni, che è raddoppiato e comporta un peso enorme per le imprese, visto che già si viaggia con margini molto stretti. Subire un aumento così, ha detto, significa destabilizzare i conti dell'azienda e dover aumentare le tariffe, cosa non sempre facile da conseguire. Ecco, e l'Italia, rispetto agli altri paesi, è rimasta indietro sul fabbisogno di metano liquido? Ma guardi, noi come Confartigianato abbiamo fatto una recente così ricerca, abbiamo visto che la rete di metano in Italia è molto diffusa anche per la cultura del metano sull'auto, per intenderci, quindi ci sono tantissimi automobilisti, ma anche la rete per il metano liquido si è sviluppata, ci sono oltre 100 punti di fornimento sulle principali reti stradali, ma non abbiamo i depositi per il metano liquido. Lei pensi che tutto il metano liquido che serve per la rete, non solo automobilistica, quindi anche per i tir, ma anche per il sistema industriale che usa sempre di più il metano liquido, l'approvvigionamento viene fatto a mezzo camion e le fonti principali sono Marsiglia, oppure il Belgio, oppure la Spagna. Altro problema poi riguarda la mancanza di punti di stoccaggio. Infatti l'unico che è stato realizzato si trova a Ravenna e si sta aprendo in questi giorni. Quindi siamo molto indietro in questo senso rispetto agli altri paesi e quindi ne subiamo anche le conseguenze. E quali proposte, quale appello lanciate al governo? Ma noi al governo abbiamo già detto con forza che questa è una situazione inaccettabile, che quindi bisogna snellire le procedure per favorire la creazione di questi punti di stoccaggio presso i porti, soprattutto dell'Italia. Lei pensa che gli impianti del sud Italia vengono riforniti dai camion che partono dalla Francia o dal Belgio, quindi significa fare migliaia di chilometri per poter rifornire i punti vendita. Avere invece nei porti
dei depositi, come ci sono i depositi dei prodotti petroliferi, significa avere certezza nei rifornimenti, perché c'è il punto di stoccaggio che è sempre garantito attraverso il mezzo navale, e poi un abbattimento dei costi. Al governo, ha aggiunto Gasparoni, abbiamo chiesto di monitorare confrontandosi con i principali operatori. Nel settore petrolifero ci sono 7-8 compagnie, mentre in quello del metano liquido ci sono soltanto 2 o 3 operatori. Quindi, ha ribadito il segretario, non è possibile che ci siano prezzi così alti e così diversi. Tra l'altro, in Europa si spende molto meno. Ed è un trend a crescere, diceva. Eh sì, purtroppo sì, noi lo stiamo vedendo, ci stiamo anche sentendo come sistema Confartigianato per vedere che cosa accade nelle altre regioni. Per esempio in Toscana il costo del metano liquido è arrivato già oggi, questa mattina, a 2 euro al chilo. E qui da noi ancora siamo proprio indietro, però giorno dopo giorno è una situazione che sta peggiorando. Ecco, noi ci auguriamo che ci sia un intervento immediato del governo per calmierare questa situazione, perché ci stanno mettendo fuori mercato, ci porteranno, se le cose rimangono queste, a dover tornare ai veicoli a diesel, ed è una cosa che non va assolutamente bene. È morto oggi all'età di 79 anni il noto artigiano Paolo Barbiani, proprietario della storica e omonima fonderia di San Lazzaro a Fanno. Il funerale si terrà domani alle ore 15 nella chiesa Gran Madre di Dio. Barbiani lascia la moglie Mariella e i figli Davide e Milena. Ed ora diamo uno sguardo ai dati relativi al Covid nelle Marche. Nell'ultima giornata sono stati rilevati 86 positivi, di cui 31 nella provincia di Ancona. Segue quella di Pesaro Urbino con 22 contagi. Non ci sono stati decessi legati al virus, mentre negli ospedali della regione ci sono 2 ricoveri in meno in terapia intensiva e 4 in più in quella semi-intensiva. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di contrabbando di tabacchi tra i porti di Ancona e Salerno. L'operazione delle Fiamme Gialle ha portato alla denuncia di 28 persone, tra le quali ufficiali di bordo, e al sequestro di oltre un quintale di sigarette. Filippo Pucci. Comandante, commissario di bordo, ufficiale di macchina, medico di bordo e ufficiale di coperta, sino ad arrivare a figure quali cuoco di bordo, cameriere, elettricista e addetto alle cabine. Sono questi i ruoli ricoperti dai responsabili di un articolato sistema di frode che permetteva di introdurre illecitamente ingenti quantitativi di tabacchi nel territorio italiano, in totale evasione di imposta. In particolare, nell'ambito dell'operazione denominata Duty Free, durata per oltre 6 mesi, le accurate indagini dirette dalla Procura della Repubblica hanno consentito alla Guardia di Finanza di sequestrare oltre un quintale di sigarette di contrabbando, pari a 5.400 pacchetti di varie marche. Artefici dell'illecita e proficua attività sono risultati essere alcuni membri degli equipaggi delle motonavi di un noto gruppo di navigazione estraneo ai fatti, che effettua le tratte sia tra la Grecia e l'Italia con approdo nel porto di Ancona, sia tra la Tunisia e l'Italia con meta nel porto di Salerno. Gli indagati, grazie al loro lavoro di marittimi, potevano utilizzare le sigarette acquistate a prezzi ridotti a bordo delle navi e che recavano sia il bollino rosso di esentazione dalle imposte del monopolio fiscale, sia le etichette in lingua italiana. I pedinamenti e l'esame delle immagini delle telecamere hanno permesso di documentare tutti i passaggi attraverso i quali le sigarette venivano trasbordate a mano, nascoste nei plichi e riposte nel bagagliaio di un'auto di una compagnia di navigazione che era in uso per motivi di lavoro a uno dei denunciati e che veniva poi parcheggiata in appositi spazi. Poi la vettura veniva prelevata da un anconetano che agiva come basista e curava la spedizione tramite l'ufficio postale presente nell'area del porto. Il contenuto dei pacchi era solitamente dichiarato con la causale effetti personali o vestiario. Inoltre, le indagini hanno permesso di portare alla luce un'analoga attività perpetrata nel porto di Salerno, sempre da marittimi dello stesso gruppo di navigazione. In totale sono state denunciate 28 persone provenienti da diverse aree d'Italia come Ancona, Napoli, Palermo, Catania, Trapani e Genova. Il valore delle sigarette sequestrate supera i 28.000 euro, mentre i diritti evasi ammontano quasi a 24.000.
Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci oggi è intervenuto sull'omicidio di via Bovio, complimentandosi per gli arresti eseguiti nella giornata di ieri. Un episodio, ha detto, che ci ha dimostrato come la criminalità organizzata non ha confini e per questo è importante non abbassare mai la guardia. Il nostro è stato da sempre considerato uno dei territori più tranquilli e sicuri. Per questo negli anni è stato scelto come luogo per ospitare collaboratori di giustizia. Ancora una volta, ha concluso Ricci, è stato fatto un gran bel lavoro di squadra da parte delle forze dell'ordine che fa tirare un sospiro di sollievo a tutta la città. E torniamo a parlare delle elezioni comunali. Andiamo a Colli al Metauro, dove ieri l'assessore uscente Pietro Briganti è stato eletto sindaco con oltre il 63% dei consensi. Ha staccato lo sfidante di quasi 1.500 voti Pietro Briganti, impiegato di 51 anni ed ex assessore ai lavori pubblici, che ieri è stato eletto sindaco di Colli al Metauro. Con la lista Insieme per Crescere ha ottenuto il 63,29% dei consensi a fronte del 36,71% della squadra Energia in Comune guidata da Candio Curina. Con un anno di anticipo per la nomina ad assessore regionale e la conseguente decadenza da primo cittadino di Stefano Aguzzi, si è recato alle urne quasi il 60% degli aventi diritto al voto, decretando successo di Briganti in 11 seggi su 16. Si aspettava questo risultato? Onestamente in questi termini no, c'era una sensazione positiva che aleggiava nel nostro comune, ma aver ottenuto questo risultato, questo importante risultato, non ce l'aspettavamo fino in fondo. Ha già pensato a come comporre la sua nuova giunta? Ancora no, siamo freschi di ieri, non ho neanche ben guardato i risultati di ogni ragazzo, no? Che è stato eletto ieri. Ho guardato sì, quelli che purtroppo del nostro gruppo non ce l'hanno fatta e volevo per primi ringraziare loro perché hanno dato tanto e hanno consentito di vincere alla nostra compagine. Dopo la definizione della squadra, su che cosa si concentrerà? Le cose da fare sono tante, già tante sono state messe in cantiere, quindi lavoreremo per portare avanti le opere che stanno iniziando proprio in questi giorni e sicuramente la grande attenzione, come abbiamo sempre detto, sarà rivolta alla mobilità sostenibile, ovvero marciapiedi e piste ciclopedonali, e la sicurezza delle scuole, prima di tutto. Che cosa si sente di dire alla cittadinanza? Beh, innanzitutto devo ringraziare tutti i cittadini per essere andati a votare e averci sostenuti e averci dato la loro fiducia. Voglio altresì stendere una mano verso la minoranza, persone tutte veramente valide con le quali mi piacerebbe instaurare un rapporto diverso da come, no, normalmente si intende, no, la maggioranza e opposizione. Avrei piacere che si potesse essere una collaborazione con loro, una collaborazione sempre nel rispetto dei ruoli, sono sempre pure opposizione che facciano la loro critica quando è necessario, ma che sia anche una qualcosa di propositivo che possiamo fare insieme. Domenica 3 ottobre Don Francesco Londei, proveniente dalla realtà di Montefelcino, ha fatto il suo ingresso come nuovo parroco nella parrocchia Gran Madre di Dio a San Lazzaro di Fano. Alla celebrazione erano presenti il vescovo della diocesi Armando Trasarti, i parroci delle parrocchie limitrofe, molti fedeli e le autorità civili e militari. In tanti hanno salutato e ringraziato Don Giuseppe Marini per il lavoro svolto per 13 anni a servizio della comunità. Don Giuseppe, domenica 10 ottobre alle ore 18, entrerà in servizio nella parrocchia Santa Maria Goretti a Sant'Orso di Fano e prenderà il posto di Don Giorgio Giovanelli e Don Matteo Pucci. Importanti studiosi saranno a Fano per due giornate dedicate alla prima edizione in italiano dell'opera di Vitruvio, il De Architettura. Saranno due giornate di studio intense, quelle del 7 e 8 ottobre, dedicate alla prima edizione in italiano e primo commento dettagliato del De Architettura di Vitruvio, pubblicato ad opera dell'architetto Cesare Cesariano nel 1521. Eminenti studiosi si alterneranno negli interventi scientifici affrontando i vari aspetti del testo pubblicato a Como. Il formato in foglio e la qualità delle elaborate xilografie costituiscono una delle imprese editoriali più notevoli del primo Cinquecento. Una edizione che interpreta in chiave modernista, cioè con la teoria dell'architettura del XVI secolo, il testo di Vitruvio, quindi un testo molto, molto particolare, e parteciperanno a questo convegno i massimi studiosi di Vitruvio e del testo di Cesare Cesariano che ci sono al mondo. E molti
di essi, per nostra fortuna, fanno parte anche del comitato scientifico del Centro Studi Vitruviani. Faccio solo qualche nome: Francesco Paolo Di Teodoro, Howard Burns, Werner Exlin, Ingrid Roland, Pierre Gros. Quindi ecco, diciamo che siamo ai massimi livelli per quanto riguarda il nostro Vitruvio, quindi l'architetto più famoso dell'antichità. Il convegno si terrà nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano giovedì dalle ore 15.30 alle 18 e venerdì dalle ore 9.15 alle 17.30. L'ingresso sarà libero nel rispetto delle norme anti-Covid fino ad esaurimento dei posti consentiti. L'evento è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Comune di Fano e la Fondazione Carifano e potrà essere seguito anche in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook del Centro Studi Vitruviani. Una città che cresce anche sotto l'aspetto culturale, due giornate, grande occasione di studio e di valorizzazione di quello che è la nostra storia e il nostro patrimonio. E sta dentro una strategia che ho fortemente voluto sia come sindaco che come assessore alla cultura, quella di dare, di comprendere cosa può rappresentare per Fano il Centro Studi Vitruviani, una grande occasione, e lo sta dimostrando. In questa occasione sarà presente tutto il comitato scientifico di altissimo livello mondiale, quindi non solo nazionale, mondiale, lo risottolineo, che verranno accompagnate anche con altre iniziative che porteranno Fano al centro del mondo per coloro che studieranno e che osservano tutto il tema che riguarda Vitruvio. Domani sera alle ore 21 nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone a Fano verrà presentato il libro Virtuale è Reale. Autore del testo è il professore associato di filosofia morale Giovanni Grandi, che insieme a Giovanni Boccia Artieri, direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione a Urbino, fa parte dell'associazione Parole Ostili. L'appuntamento chiuderà l'edizione 2021 del Paese dei Balocchi, edizione dedicata alla parola che può commuovere e unire, ma anche offendere e allontanare. E in rete spesso l'aggressività domina tra stati, commenti e storie. Domani ci sarà anche Lella Mazzoli, professore emerito di sociologia della comunicazione dell'Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo, e al termine dell'incontro il sindaco Massimo Seri firmerà il manifesto della comunicazione non ostile. E anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare le congratulazioni a Michele Montanari, che il 2 ottobre si è laureato in scienze religiose all'Università di Urbino, Istituto Italo Mancini. Bene, complimenti davvero. Il telegiornale Occhi alla Notizia termina qua, ma l'informazione torna come sempre domani mattina in diretta alle 7 con il commento alla stampa del direttore Marco Ferri. Buona serata a tutti voi.